Il Panzer III fu uno dei carri armati più noti dell'esercito tedesco. Tra i suoi modelli più di successo vi fu la versione F, che montava un cannone da 50 mm, ideale per gli scontri contro altri mezzi corazzati grazie ai suoi proiettili perforanti, mentre l'armamento secondario era formato da due MG-34. Con un peso di circa 20 tonnellate ospitava al suo interno un equipaggio di 5 uomini che potevano contare su una corazza frontale di almeno 30 mm, che variava a seconda del modello e che diminuiva nella zona laterale e posteriore. Il carro poteva raggiungere una velocità massima su strada di 40 km in linea con le performance di altri carri medi del suo periodo, ma come il piccolo Panzer II fu tra le principali pedine necessarie la Blitzkrieg tedesca. Questo carro armato, nonostante la sua evoluzione, dovette infine cedere il posto al suo successore, il Panzer IV, ma il suo scafo venne impiegato per la creazione di semoventi come il famoso Stug III.